Ciao da Francesco di portierecalcio.it. In questo video ti presento il Future Grip 5.1 Hybrid, modello indossato da Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, è utilizzato nel corso della scorsa estate in questa colorazione. In quanto molto simile al Predator, però si può dire da subito vedendolo, però ci sono alcune differenze. La prima è la cerniera laterale, che non dà alcun fastidio una volta indossato il guanto, che consente di infilare la mano al suo interno in maniera abbastanza semplice. Una volta richiusa è come se non ci fosse, non dà veramente nessun fastidio. La sensazione è buona, il polsino anche senza il cinturino calza bene, perché ormai abbiamo imparato a conoscere questo tipo di guanto e non dà nessun problema al polso. Pollice, come tutte le dita, cucito negativamente, c'è dell'attice anche sulla parte anteriore. L'attice Elite Grip, già ho fatto sentire che suona un po', si sente, si avverte l'adesività dell'attice. Questi dettagli neri, questa puntinatura nera è più che altro estetica. Tutte le dita sono cucite negativamente, quindi la sensibilità, la sensazione sulle dita è molto buona. Il dorso, tessuto lavorato in knit e silicone su tutta la zona del dorso, vediamo sulle dita, abbastanza spesso si vede anche il rilievo, soprattutto sulla scritta Future. Ovviamente serve a dare maggior supporto nelle uscite di pugno, è una cosa che ormai sentite ripetere spesso da me durante la registrazione dei video. Quindi, come detto anche all'inizio, è un guanto molto simile al Predator, proprio per caratteristiche, tipologia. Ovviamente cambia il lattice, cambia la grafica, cambia alcuni dettagli, perché sennò sarebbe lo stesso modello, però lo ricorda. Quindi chi ha magari già indossato il Predator, ama questo tipo di guanto con il tessuto, o anche indossato modelli di questo tipo, come il Pure Contact, cioè modelli stretti con taglio negativo che enfatizzano molto la sensibilità in fase di presa, il Future Grip 5.1 Hybrid è sicuramente una opzione da considerare in fase di acquisto.